Robotica 2012, sono in compagnia di Giacomo Angioni, ricercatore del gruppo Loccioni. Abbiamo qui un macchinario, ci vuole spiegare di che cosa fa, di che cosa si tratta? Sì, sicuramente. Questo è Modibot ed è il risultato di un progetto europeo che abbiamo svolto in collaborazione col Fraunhofer Istituto di Stoccarda. Modibot è una piattaforma di collaudo mobile, quindi abbiamo messo su una piattaforma mobile diversi sistemi di misura, abbiamo un vibrometro laser, un microfono, sensori di visione sia 2D che 3D, sensori di tatto e di forza e coppia. E quindi Modibot è capace di muoversi autonomamente per l'ambiente industriale e acquisire dati sia dall'ambiente che dai prodotti che si trovano in esso. In più abbiamo messo su Modibot un braccio antropomorfo con 7 gradi di libertà e in questa demo in particolare gli facciamo accendere una lampadina, controllarne lo stato e poi nel caso in cui la lampadina non si fosse accesa è capace di avvitare la lampadina per poi accenderla. Come è in grado di capire se la lampadina è accesa o no? Ha dei sistemi di visione con i quali controlla la luminosità e quindi se la lampadina è accesa o meno. E dunque ha dei sensori praticamente tattili? Ha anche dei sensori tattili che gli permettono di capire quando il pulsante è stato premuto oppure nella manipolazione della lampadina quando diciamo, la presa della lampadina è adeguata. Senza romperlo ovviamente. Quali sono le applicabilità di questo oggetto? Diciamo, l'idea è quella di portare i sensori in giro per la fabbrica, per il laboratorio, quindi in tutte quelle applicazioni in cui magari non c'è la necessità di spostare lo strumento di misura, quindi fare la misura laddove c'è necessità. Dunque voi vi rivolgete all'industria? Noi ci rivolgiamo principalmente all'industria, ma ad esempio un'altra applicazione di Modibot può essere fatto anche nel settore dei trasporti. In che senso? Abbiamo sviluppato un sistema che fa l'ispezione delle rotaie, per esempio. Quindi ha dei sistemi di visione, anche in questo caso, dei profilometri per acquisire il profilo della rotaia. E quindi muovendosi autonomamente lungo la rotaia ispeziona la rotaia appunto. Avete dei progetti per il futuro a cui state lavorando? Sì, siamo in collaborazione con centri di ricerca, stiamo portando avanti questa idea di manipolazione in altri ambiti, quindi con operazioni sempre più complesse che riguardano la robotica e l'utilizzo di manipolatori mobili in ambienti in cui ci sono anche delle persone, quindi è necessario la sicurezza e porre particolari misure e sistemi che consentano l'utilizzo di questo tipo di attrezzature in ambienti in cui ci sono anche persone. Cioè.